Salve a te e a tutti ciurma e benvenuti da Giocherina in questo nuovissimo episodio su God of War. Vi ricordo ragazzi, il vostro sostegno con like è assolutamente fondamentale affinché la serie possa proseguire. Per cui se volete il prossimo episodio vediamo di riuscire a raggiungere almeno i 30 like ragazzi. So che ce la possiamo fare, ve ne chiedo veramente pochissimi e per voi soltanto questione di un secondo. Per cui mi raccomando, spolliciate. Ed eccoci qua di ritorno signori e signori per il secondo episodio di questa nuova incredibile serie. Mi ha fatto veramente tanto piacere leggere tutti i vostri commenti ragazzi, ho visto che praticamente tutti voi siete stati davvero molto molto contenti appunto di vedere che ho incominciato questa serie su questo gioco. Ne sono stata veramente felice ragazzi, quindi grazie come sempre a tutti per l'appoggio. E la volta scorsa fondamentalmente abbiamo giocato principalmente il tutorial ragazzi, ci hanno introdotto ai comandi, a un po' alle meccaniche, bla bla bla, abbiamo affrontato un piccolo boss se lo vogliamo chiamare così, un troll che ci ha portato via quel povero cervo che era la prima preda della prima caccia di Atreus con Kratos. Quindi ci hanno presentato questi due nuovi personaggi in un'occasione a quanto triste direi, perché hanno celebrato il funerale, se lo vogliamo chiamare così, della compagna di Kratos e madre di Atreus. Il rapporto fra i due sembra essere abbastanza difficile direi, ma perché appunto ragazzi Kratos forse non è un tipo di personaggio tanto espansivo, anzi forse non lo è per niente in effetti, ma magari non so, questo viaggio che affronteranno insieme, perché è chiaro che lo affronteranno insieme, magari gli darà una mano a sciogliersi un pochettino, perché è veramente burbero nei confronti di suo figlio. E quindi ragazzi eccoci qua, ci hanno fatto ricominciare da qui in effetti, nonostante io avessi salvato la partita in un punto un pochettino più avanti, quindi non ho effettivamente ben capito come funzionano i salvataggi in questo gioco, perché non vedo simboli di autosalvataggio sulla schermata, o magari non ci ho fatto caso io, magari su questo ragazzi potrete darmi una mano voi. Quindi riprendiamo da qua, scendiamo, vabbè tanto era appena qua dietro, insomma non è che dobbiamo ripetere poi così tanta strada. E la volta perché scorsa ci eravamo lasciati qui. Il giardino di mamma, da quando i Drogher si avvicinano a casa? E cos'era quella cosa di ghiaccio? Non lo so. Ora sta zitto. Ecco, niente. È tipo già la decima volta che Kratos gli ripete di star zitto, ma Atreus proprio non mola la presa. Vabbè, siamo a casa di regola. Ah, ok, avevo smollato. Entra, giustamente il Leviatano. Lo ha recuperato appena prima di entrare. Piangendo. Sono un riflesso. Ok, era un riflesso della cicatrice, però. Triste è triste, glielo si legge negli occhi. Per quanto appunto non si lasci andare, non si capisce. Ok, quindi ha raccolto parte delle ceneri di questa donna. Che è successo? Cosa non è giusto? C'è sempre qualcosa da replicare. Eh? Ma di chi parli? Parli di me per caso? Hai perso il controllo. Quel coso voleva ucciderci. Anche tu ti arrabbi quando combatti. La rabbia può essere un'arma se la sai controllare e usare. Ma tu non ci riesci. Quando È da tanto che non sto male. Sto meglio ora. Va bene. Forza, allora. Devo colpirti? Voglio che ci provi. Vai! Che fai? Riprovaci. Perché fai così? Sei lento. Di nuovo. Smettila! Fiacco, ancora. Ancora! Smettila! Ancora! Ah!
La tua rabbia rischia di acciacarti. Il nostro cammino è difficile. E tu, Atreus, sei tutt'altro che pronto. Cosa? Zitto. What the fuck? Che cavolo è? Oh! Vieni fuori! Ma chi è? È inutile che ti rintani lì dentro! Io so chi sei! Chi c'è là fuori? Tu zitto, lo conosci? Zitto, zitto! Ma soprattutto io so che cosa sei! Presto, vai lì sotto, ora! Mi avevi proibito di andarci! Ma chi è? Non lo so! E di cosa parla? Non lo so! Forza! Fuck! Che succede? Dimmi solo quello che voglio sapere! Evitiamo spargimenti di sangue! Salve! Ti credevo più alto. Beh, più alto di te di sicuro. È proprio te che cercavo. E tu chi cavolo sei? Sei lontano da casa o sbaglio? Che cosa vuoi? Oh, tu la sai già la risposta a questa domanda. Qualsiasi cosa cerchi, io non ho niente. Te ne devi andare. E io che credevo che la vostra specie fosse più illuminata, che voi foste migliori di noi, più intelligenti. Invece tu ti nascondi qui, nella foresta, come un gran codardo. A chi hai detto non codardo? Non ti conviene combattere. Oh. Non vedo l'ora di farlo. Oh. Oh, cavolo. Fuori dalla mia casa. Tu dovrai ammazzarmi se vuoi che sparisca. Oh! Te l'avevo detto. Non importa. Oddio. Tu non mi ascolti. No. 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 Chissà che fisicamente ci perdi, eh. Tocca a me. Oh! Ma anche lui allora è un semidio, che è? Che delusione incredibile! Fatti sotto! Oh mio Dio, ragazzi, è lo sconosciuto, continua inutile a dirmi lo sconosciuto. Te le stai cercando, caro, io ti avviso. Ok, niente. A mani nude, oddio! Porca miseriaccia. Che veloce il bastardo. Non vuoi provarci? È quello che starei cercando di fare, in effetti. Mi chiedi di venire, io arrivo. Boom, bitch. Oddio, oddio, che fai? Ragazzi, ma io voglio sapere chi è. Questo tipo che vuole. Che cavolo. Oh! Ma sembra ubriaco questo. Ubriaco è. Come è fatto? Non so. Non so cosa sia o cosa abbia. Aia. Comunque fa parte, ragazzi, della cerchia degli dei o robe simili, ovviamente. Ma cioè, penso che dimmi ciò che voglio e le tue sofferenze finiranno. Sì, ma cosa? Che vuole?
Perché ci sono due lei? Ecco qua. Oddio. Mamma mia, raga. Fuori dalla mia casa. Ho trovato un punto debole, eh? Minchia, raga. Brutale. Brutale. Oh! Mi nascondo. Ma chi hai detto vecchio? No, sicura? Oddio, no. Allora, vuoi riprovare? Facile così. Tu parli troppo. Ti piace parlare? Magari lo farà chi stai nascondendo in casa. No, no, non ci provare. Ho furia di Sparta. Attenzione, ragazzi. Raga, resto a bocca aperta. Sta roba è una cosa incredibile. Mamma mia. No. Mo me pigli proprio male, amico caro. Sono in modalità furia. Mamma mia. Se ti gonfio, amico. Oddio, no. Non ho fatto in tempo a schivarlo, cavolo. Nascondi! Ma che cosa vuoi tu dalla mia vita, tra l'altro? Cioè, vieni qua e rompi nella mia casa. Non so che cosa vuoi. Porca miseria, mo basta. Ha spostato mezza montagna, Dio santissimo. Io alzo le mani. La mia espressione di stupore è... spero dica tutto, ragazzi. Non penso di poter aggiungere altro a parole. Mamma, che roba. Siamo sicuri che sia morto? Vai già via? Ci posso credere. Mi servivano solo delle risposte. Ma tu hai fatto l'eroe. Non mi importa che mi farai. Io mi rialzerò sempre. Quel corpo ormai vecchio cederà. Ma prima sappi che non posso sentire niente di tutto questo. Senza. Regà, ma di che cosa stiamo parlando? Non puoi ferirmi, niente può farlo. Questa lotta è inutile, i tuoi sforzi sono inutili. Non doveva andare così. Di che stiamo parlando, ragazzi? Mamma mia.
Non puoi vincere. Io non sento niente. Ma tu sì. Eppure continui a provare. Io non sono mio fratello. Se tu mi avessi dato ciò che volevo, non sarebbe finita così. E invece... Può curarsi, che figata, raga. Mannaggia la miseria. Mo è arrivato il momento dell'ascia. Basta. Vuoi battermi? Ma quando dice che non sente niente, intende che non sente dolore, eh? È incredibile tutto ciò. Piano, piano ragazzo, piano. E continua a darmi del vecchio, tra l'altro. Miece, vieni, forza. Ti aspetto. Ah, ecco. Ma miserabile sarai tu. Doccia la miseria. Ma tanto, cioè, deve finire questa storia, no? Eh? Dovrà finire in qualche modo. Solo che se questo, cioè, sono potenzialmente mi sa entrambi immortali, credo. Non so se possono essere uccisi in qualche modo loro. Eliminerò! Basta, basta questa storia. Ma gli può rompere il collo. Ma lo so, speravo che tu, di quelli che ho affrontato, mi facessi finalmente sentire qualcosa. Ma non può. Sì, possono morire, ok. Mamma mia, regà. Mamma mia. Chi era? Ah, e se non mi lo sei tu? Sì. Conosceva il mio passato. Come mi hanno trovato dopo tutto questo tempo? Non lo so, evidentemente lui aveva provato poi, ragazzi, a nascondersi. Adesso non ricordo di preciso cosa volesse fare Kratos. Cosa devo fare? Nostro figlio non è pronto per portare le ceneri sulla montagna. Ah. È per quello che devono andare insieme a portare le ceneri sulla montagna, ok. Perché vi dicevo, non mi ricordo di preciso, ovviamente non avendo giocato i primi due, non so di preciso quale fosse inizialmente l'intento di Kratos. Credo sconfiggere gli dei o una roba simile. Quindi evidentemente dopo tanti anni aveva deciso di farsi un po' i fatti propri, cioè di forse di cercare di vivere tranquillamente, si era nascosto. Ma mi ha ridotto male, raga. E nemmeno io. Non so come fare tutto questo senza di te. Allora ce l'ha un cuore. Sì. Amava questa donna. Che dolcezza. Ma non possiamo stare qui. Ha parlato di Odino, quel tipo, quindi il dio degli dei. Quindi evidentemente ragazzo, sa tutto. Sentivo dei rumori, io credevo
Tu stai bene? Sì, sto bene. Vieni. Prendi le tue cose. Ce ne andiamo. Ma sono pronto. Non sei pronto. Ma non abbiamo scelta ora. Mostrami che lo sei. Lo farò. La montagna. Sarà un viaggio bello lungo. Sì, ma importante. Cos'è successo? Sapessi. Viaggia verso la montagna. Quindi di preciso è lì che dobbiamo andare. Sconosciuto. Un uomo ricoperto di tatuaggi si è presentato a casa nostra e ha attaccato mio padre. Nella rissa hanno distrutto mezza casa. Mio padre mi disse che non ero ancora pronto, ma uccidere questo sconosciuto gli ha fatto cambiare idea. Chi era e che cosa voleva da noi? Non siamo gente importante. Ma Atreus sa chi è Kratos? Mi chiedo se sa davvero quali siano le sue origini. No, dovevo prenderla la pietra. Vabbè, niente, tanto c'ho la piena, la vita full. Ho fatto quello che serviva. Così sembra. Mazza, quando si aggrappa tipo Koala mi fa troppo ridere, ragazzi. Comunque, la domanda sorge spontanea. Potevi morire. Non lasciarmi più solo, va bene? Va bene. Se Atreus conosce le origini di Kratos, e chi diavolo era quel tipo? E perché è venuto qui da parte di Odino? Ha detto che cercava delle risposte. Risposte a chi? A che cosa? Chissà se lo sapremo mai, ragazzi. Allora, qua ci possiamo appendere. Aggrappati stile koala. Hai già ucciso delle persone, vero? Sei abituato. Se serve per sopravvivere. Gli animali va bene. Sono cibo. I Droger sono già morti. Ma le persone, anche loro vogliono sopravvivere. Nel nostro viaggio saremo assaliti da creature di ogni tipo. Chiudi il cuore alla loro disperazione. Chiudi il cuore alla loro sofferenza. Non puoi permetterti di provare pietà per loro. Loro non ne avranno per te. Capisco. Beh, gli dovrà insegnare anche tante cose. Quello che gli dice Kratos è non avere pietà per gli altri, perché gli altri non ne avranno per te. Oh, ammazza. Guarda un po' ste impalcature. Che figata. Wow. Mi puoi dare una mano? Posso avere una visuale migliore? Sure, certo, ti tiro su io. Indicami qualcosa, mi raccomando, figliolo. Conto su di te e la tua collaborazione. Ok, da qui non si va da nessuna parte. C'è solo questo ponte. Bisognerà abbassarlo, suppongo. La domanda è come. Allora, intanto diamoci uno sguardo. Diamo un'occhiata in giro, ragazzi. E vediamo che cosa riusciamo a trovare. Allora, questo lo posso muovere? Puoi abbassarlo? Ah, certo che posso. Vai. Però così si rialza. Fatto. Lì c'è un ingranaggio. Scusa, c'è un ingranaggio che posso eventualmente congelare, infatti. E quello? Ah, quello lo posso colpire, allora. Ok, prendiamo il Leviatano. Qua dentro c'è dell'argent, suppongo. 235, spacchiamo un po' tutto quello che troviamo qua intorno. Qua che cosa c'è? Oh, questo poveraccio, ammazza che brutta fine. Scusa amico, tanto a te non serve. Argent, va bene. Da qua siamo arrivati. Ok, allora riproporrei, ragazzi, di riabbassare il ponte. Non so per quale motivo dovrei andare fin lì, ma bloccheremo comunque il ponte. Ecco fatto. Ragazzo. Va bene, figliolo, vai. Buttala giù. Eccoci qua, perfetto. Vediamo, vabbè, magari c'è qualche oggetto utile. Ah no, è proprio mi sa di là che dobbiamo andare, no? Aspetta un attimo, qua c'è un forziere.
Un mega forzia, mega nonno tanto, però vabbè, lo apriamo comunque, anzi lo spacchiamo comunque. Perfetto, dell'argent. Vabbè, lo devo tenere bloccato comunque il ponte, ragazzi, perché è di qua che dobbiamo andare, quindi perfetto. Leviatano e mettiamo a posto, prendiamo la gemmetta e adesso ci arrampichiamo. Forza figliolo, da qua la qua la. Abbi fiducia nel tuo paparino, per quanto burbero sia. Non ti preoccuparti. Padre, faremo altri incontri. Sì. Amici? No. Vorranno rapinarci? Forse. Ok. Sì. Tutti ottimi presupposti, direi. No. Fantastico, davvero fantastico. Non è possibile che si incontri qualche amico, no? Per caso. Così chiedo, cioè, giusto per avere info. Non volevo scendere, ma comunque da qua si può scendere direttamente. Non so per quale scrauso motivo, ma mi sa che possiamo aprire questa... Ah, no, aprire, sì, vabbè. Ok, che Kratos è forte, ma aprire una parete di un crepaccio così a caso anche no. Ci possiamo arrampicare, perfetto. Eccoci qua. Com'è la visuale? Wow! Guarda! Per tutto il tempo, un cerchio di alberi magici ha protetto il bosco. Ma... laggiù il cerchio è interrotto. Li hai tagliati tu? Ha scelto lei quelli da usare per la sua pira. E perché l'ha fatto? Andiamo. Basta pensare al passato. L'albero che c'era all'inizio, ragazzi, quello che ha abbattuto, aveva un'impronta dorata sulla corteccia. E Atreus ha detto che questi alberi magici ci avevano protetto il bosco fino ad ora. Ma lì c'è un buco, quindi evidentemente era quell'albero lì. E ormai, abbattuto quell'albero, il cerchio magico era stato interrotto. Quindi evidentemente quel tizio ha avuto la possibilità di entrare. Ma appunto, perché allora lei ha deciso proprio di quell'albero per la pira? Cioè, comunque era consapevole che così avrebbe interrotto il cerchio magico. Chissà, ragazzi, andiamo. Di qui. Di qui dove? Semmai andiamo di qui. Di qui dove? Ma Atreus, cosa dici? Oh, segui tuo padre, va, che c'ho più esperienza di te, ne sa più di te, forza. Passa. Quindi, ragazzo, passa figliolo. Quando arriveremo sulla montagna? Non lo so. Prima dell'inverno? Non lo so. Ok, ok. Allora, qua c'è un chiarissimo esempio di cattiva comunicazione, nel senso che Atreus è un ragazzino molto curioso e anche molto chiacchierone, invece Kratos, al contrario, è uno a cui piace il silenzio, evidentemente non gli piace tanto parlare. Siete un pochettino incompatibili dal suo punto di vista, ma gli incompatibili si possono completare in qualche modo di regola, no? Non ci vedo. Limitare della foresta selvaggia. Una foresta selvaggia. Ciao, ci sono i drog. Attenzione. Pronto, vai, vai, vai. Ecco fatto. Quanti altri ce ne sono? Ancora no. C'ha ragione, scusa ragazzo. Non avevo tenuto in conto di quante frecce potevi scagliare. Oh, questo lancia fuoco. Ma lancia fuoco. Calma, calma. Indicatore minaccia. Gli indicatori di minaccia attorno a Kratos segnalano i nemici fuori dal campo visivo. Gli indicatori dorati mostrano i nemici nei paraggi. Indicatori rossi lampeggianti segnalano un attacco imminente. Indicatori viola lampeggianti segnalano un proiettile in arrivo. Ok, chissà se mai me ne ricorderò, ragazzi. Ok, quindi con tasto direzionale giù mi posso girare rapidamente. Perfetto. Attenzione. Ok, perfetto. Ma che davvero. Altri nemici, ragazzo. Ma quanta bella gente. Forza, forza, ragazzi. Fatemi sotto. Mi dimentico sempre, ragazzi, che posso usare lo scudo. Questo è chiaro. Ragazzo, lo vedi quello lassù? Esatto, guarda.
Fallo fuori tu, ma quanto sei bravo, figliolo. Sono fiero di te. Bravo, bravo, bravo. Allora, ti ho aiutato. Se vuoi aiutarmi, distraili. Concentrati su quelli di cui non mi occupo io, ma solo quando non è rischioso. Certamente, devi comunque tenere alla tua incolumità, mi raccomando. Intanto io distruggo un po' di robetta. Scusa ragazzo, dammi un attimo. Mi guardo intorno, vediamo se c'è qualcosa di utile. Dove è andato Atreus che ha detto? Guarda. Ma dove sei? Ah, che c'è? Che devo guardare lassù? Che stai dicendo? Ah, grazie, grande. Se non me l'avessi detto, ragazzi, non l'avrei mai visto probabilmente. Cosa ci abbiamo qua dentro? Del bel argent. Che meraviglia. Di qua spacchiamo sempre un po' tutto, perché ci piace rompere le cose, a parte le palle ovviamente. Ok, qua non c'è altro. Vediamo un po'. Qua ci sono delle rune. Di là non c'è niente. Di qua posso spaccare questa. Apposta. Posso spaccare anche questa. Apposta, mi sa che non c'è più niente. Quindi vediamo un po' cosa dicono queste rune. Ragazzo, di qua. Sì. Perché chiami lui? Ne sa leggere? Davvero? C'è un villaggio Jotnar. Jotnar? Giganti. Conosci altre lingue? Un po'. Solo quelle che sapeva mamma. Ah, benvenuti a Jotnar, ha detto? Giganti. Giganti? Davvero? Ma sono tutte collegate. Quindi a volte riesco a capire cose che non dovrei sapere, sai? Ah, bene, fantastico. Oh, comunque la madre mi chiede che gli ha insegnato un botto di cose, eh? Bella sta roba. Complimenti vivissimi alla madre, in tutti i sensi. Continua verso la montagna. Beh, oddio, non è che alla montagna ci arriveremo in 448, ci vorrà... Ma come ti permetti, dico io, scusa? Oh, hai avuto quello che ti meriti, anche perché con Leviatano non potrei fare nulla, son di ghiaccio. Nient'altro. Cadenza ai tiri, la precisione non ha fretta. Sì. Ok, va bene. C'era il tipo, non sparare frecce così completamente a caso. Che cos'è? Pensavo fosse un predone, ma la sua voce è così strana. Neanche mio padre sa cosa sia. Questi nemici diventano estremamente aggressivi quando sei congelato. Cerca di evitare il loro attacco di ghiaccio esplosivo. Ehi, non è un forziere quello? Sì, un attimo ragazzo, dammi il tempo di arrivare. Mo ci vuole, io c'ho una certa età ormai, non sono più scattante come una volta. Ecco qua. Oh, che c'è qua dentro l'interessante? Tocco di Hell. Attacco runico leggero. Una rapida scarica di energia che ferma e respinge tutti i nemici vicini. Attacchi runici. Ho ottenuto la gemma dell'attacco runico leggero a tocco di Hell. Le gemme runiche ti permettono di personalizzare l'arma. Ok, quindi sono cose che si aggiungono all'arma. Per attivare attacchi runici leggeri e pesanti. A scheda armi puoi incastonare le gemme. Spostati in basso per selezionare il castone dell'attacco runico leggero. Ok, eccolo qua. E poi si seleziona, insomma, qui puoi equipaggiare le gemme d'attacco runico leggero ottenuto, ok. Gli attacchi runici hanno statistiche e tempi di ricarica specifici. Usa esperienza per potenziare gli attacchi runici e migliorarne le statistiche. Ok, premi X per equipaggiare il Leviatano con la gemma d'attacco runico leggero tocco di Hell. Ecco fatto. Gli attacchi runici equipaggiati sono indicati con il simbolo E. Ok, quindi equipaggiato. Premi per ritornare alla schermata armi, perfetto. Quindi allora ce n'è una per l'attacco runico leggero, uno per l'attacco runico pesante. Vedete? Quindi tocco di Hell, quindi tempo di ricarica 30 secondi, rapida scarica di energia. Ok, probabilmente ci faranno vedere come usarlo. Interessante. Tieni premuto L1 e poi R1 per sferrare l'attacco runico. Wow, ma come hai fatto? Wow. Ah ok, vedete, è lì in basso ragazzi. Forse sì, lo sto vedendo. Quindi ovviamente ha necessità del suo tempo di ricarica. Perfetto. Bello, bello, bello. Quindi in pratica possiamo personalizzare anche altri attacchi. Mi piace. Forza. Grazie. Ah, pure ben educato. Ecco la montagna, ragazzo, andiamo. Aspetta. Con calma, non correre. Vedi? Non correre. Non lo fa. Padre, aiuto! Tieni duro! Presto! Non ce la faccio! Ti dovrei... Stai calmo! Tirare uno sulaccione!
Piano, calma, calma, calma. Ci sono. Non ci è andata male. E questi? Vacci piano. La fretta ci costerà cara. Scusa. Cosa sono tutti sti cosi? Altri droger. Non si muovono. Sono morti. Cioè, più morti. Ragazzo, non toccare. Non sono per niente morti. Perché se deve mettere dove non si deve mettere? La difficoltà dei nemici è rappresentata dal colore del numero vicino alla barra della salute. Il colore della barra di salute del nemico varia da verde a viola secondo di quanto è potente rispetto a Kratos. Ok, quindi questo è bello potente. Preciso e senza fretta. Preciso e senza fretta. Sì, bello. Ma posso usare il mio mega incredibile attacco così faccio fuori. Ok, distruggo pure quelli che stanno in mezzo alle scatole. Stanno quelli che non si risvegliano comunque, vedete? Quanti siete? Mamma mia. Via qua, ballo. Boom, bada boom, boom, boom. Ha! Mi piace. Ciao, belli. Sì, l'ho evitato per buco di sedere, devo dire. Ecco qua, questo non l'ho evitato proprio, va bene. Vieni qua, bello, scusa, vieni qua. Grazie, ecco, a posto. Ok, attenzione, scusa, Atreus, colpisci quelli in alto, per favore. Bravissimo, vedi, toccherà a te di nuovo. Forza, ancora una, ancora una. Ecco fatto. Oh, vedi? Era l'ultimo, è andata meglio. Prenditi più tempo. Non importa se tiri una volta sola. Il controllo è tutto. Ok, palle di fuoco. Vabbè, questi sono quelli che lanciano le palle di fuoco. Niente, Kratos continua ad invitarlo alla calma. Fuggi dalle rovine. Guarda da qui. Che c'è? Intendi che forse ci possiamo arrampicare? Questo. Vabbè, ragazzi. Ah, aspetta, leggi qua. Oh, un tempo era un mercato. I giganti venivano per commerciare con gli dei tanto tempo fa. Chissà, forse anche Odino. Che è? Terra di scambio, abbiamo trovato dove dei giganti si incontravano e commerciavano. Deve risalire a più. Sbuca qualcosa dal muro! Lassù! Ma che cavolo ha? Che? Sta sbucando dal muro! Ma... ecco qua. Questo sa che è un pelinino più impegnativo. Non eccessivamente, ma ecco qua. Oh, tutto sto casino. Ma che è? Oh, abbiamo appena finito. Mannaggia tutto. Eppure a te, caro. Boom, via. Ma tutti grossi e stupidi li hanno fatti, dai. Disponibile. Ok, vai. Disponibile allora, forza. Attenzione alle spalle anche. Spara, ragazzo, spara. Non ti far colpire. E scappa quando puoi. Ok. Perfetto. Punti esperienza ottenuti. Immagino. Bestiere aggiornato. Drog pesante. Questi drog sembrano più grossi rispetto ai primi che abbiamo incontrato. Usano armi più pesanti e più pericolose. I loro movimenti sono più lenti, ma la loro forza è maggiore. Vabbè, ci stanno sempre, ragazzi, quelli che sono un po' più grossarelli, ma lenti. Dove? Sì, sì, adesso, insomma, cioè, ci si arrampica fra un attimo. Fammi un attimo vedere se c'è qualcosa di utile. Sembrerebbe di no. Allora, ragazzi, io direi che visto che è appena finita questa piccola fight, diciamo così, salverò qui la partita, sperando ovviamente che non ci facciano ricominciare da troppo prima. Io vorrei fare una prova. Ok, ragazzi, infatti mi hanno fatto riprendere esattamente da dove ho salvato. Evidentemente, ogni qualvolta magari c'è un qualche cambiamento, tipo no, che
si ottengono punti esperienza, quindi c'è poco dopo cutscene o robe simili, evidentemente c'è anche il salvataggio automatico, quindi vedrò di tenere a mente questa cosa. Però appunto ragazzi, se avete qualche indicazione da darmi riguardo la questione salvataggio, ovviamente l'aspetto qua sotto. Che dire, io sono davvero basita da quello che abbiamo visto oggi e vissuto oggi. È stato un qualcosa di veramente epocale, a mio avviso. Direi che fa veramente tanto onore al titolo God of War quello che abbiamo visto, perché io credo che i giochi di God of War siano stati sempre spettacolari anche per cose come queste, no? Per scontri epocali, per esseri giganteschi, quindi chissà, se non so se ne vedremo di esseri giganteschi. Se vogliono rispettare, diciamo così, il nome di God of War, probabilmente ce ne avranno messi, io lo spero veramente tantissimo. Quindi davvero meraviglioso ragazzi, siamo soltanto al secondo episodio. Come sempre aspetto i vostri pareri qua sotto in commento. Questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione, vi abbraccio a tutti ragazzi da Giocherina, ciao!